Allora, buongiorno colleghi, questo è un altro degli incontri dedicato in particolare alla procedura di sovraindebitamento che è organizzato insieme alla consigliera Agnino, con la quale ho il piacere o il dispiacere di condividere la gestione dell'OCC. Oggi ci sono, diciamo, ci siamo soffermati ci soffermeremo sugli argomenti che sono stati ovviamente modificati solo in parte dal codice della crisi e riaffronteremo con delle colleghe che sono a voi tutte note perché sono componenti o della Commissione Crisi o dell'OCC. Soffermarsi in particolare su alcuni degli aspetti è riduttivo, nel senso che è indispensabile sempre muovere dalla disciplina pregressa, cioè dalla legge del 2012, la numero 3, per poter arrivare a comprendere in che misura sono cambiati e se questi cambiamenti siano dei cambiamenti estremamente significativi o no. Certamente un istituto è completamente nuovo, il concordato minore sul quale si intratterrà la collega Capezzuto. Gli altri invece hanno avuto una rivisitazione, come nel caso della liquidazione controllata che ha mutato e ha risolto alcuni dei problemi che erano presenti nella legge del 2012. Su questo sentiremo Maria Cristina Salvucci. Poi il ruolo dell'OCC. Beh, il ruolo dell'OCC è cambiato notevolmente perché sostanzialmente viene richiesta all'OCC di svolgere delle attività che prima diciamo, erano ad appannaggio del debitore, il quale oggi in realtà può fare a meno di assistenza tecnica e quindi l'OCC si viene a trovare in una situazione anche di possibile conflitto. Sarebbe stato poi opportuno che fosse, come dire, nell'ambito della disciplina normativa anche sottolineato che l'OCC è l'organismo, in realtà opera attraverso il gestore, quindi anche dare un quadro un po' più chiaro relativamente a quella che è un'entità, che poi si sgancia dal soggetto che lo opera, anche sui termini delle responsabilità che sono correlate. Il cambiamento vi è stato con riferimento al piano del consumatore. Perché piano del consumatore? Perché oggi può accedere soltanto all'accordo di ristrutturazione, anche se non è proprio l'accordo di ristrutturazione, ovviamente, che era disciplinato della legge del 2012. Ma questo perché il relatore ha ritenuto di fare una scelta, e questa io ritengo che sia corretta, quella di prevedere che il concordato minore sia un istituto che può essere utilizzato esclusivamente dal professionista e dall'impresa minore, poi diciamo non solo l'impresa minore, ma anche tutte le aggregazioni, quindi fondazioni, associazioni di imprenditori agricolo, quindi dove lì è prevedibile lo svolgimento di la continuazione di un'attività. Quindi, come vedete, insomma, i temi sono tanti e naturalmente oggi, come è soltanto un primo approccio, questi incontri ne faremo altri, ormai siamo al termine della consiliatura. Auspichiamo di poterli fare anche nel prosieguo queste analisi. È una disciplina che richiede una particolare preparazione. Allora, la prima a intrattenersi con noi è Antonella Tanico. Antonella Tanico fa parte della Commissione Crisi, quindi diciamo, conosciuta voi perché è stata più volte anche relatrice nell'ambito degli incontri del Consiglio dell'Ordine, e io l'ho pregata di fare un'analisi del procedimento che riguarda il consumatore. Grazie Antonella. Devi attivare.
Ecco qua, mi dispiace intanto essermi collegata col telefonino, ma ho problemi con il computer. Sei perfetta, stai incorniciata, stai proprio, mi sembra una cornice d'argento, quindi non vediamo libri, non vediamo niente. Wow! Perfetto. Allora, grazie, grazie Antonio, grazie al Consiglio dell'Ordine per l'opportunità, come sempre, di poter discutere di questa materia che ci porta tante problematiche, tante discussioni, ma siamo molto animati intorno al codice della crisi. Il codice della crisi che abbiamo visto è stato riformato, ha riformato in modo organico le procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare e la disciplina sulla composizione della crisi da sovraindebitamento del 2012. Disciplina che era stata molto diciamo interessante ed attesa nel nostro paese, in quanto presente in altri paesi europei, ma da noi ancora non disciplinato il sovraindebitamento, in quanto in seguito alla novella del 2005-2006 molti soggetti erano stati esclusi proprio dalla normativa. E vivevano in uno stato di limbo, in buona sostanza, soggetti soltanto alla procedura di esecuzione individuale. Ma quello che più pregiudicava questi soggetti era quello di non poter accedere all'esdebitazione, ovvero a quella possibilità di liberarsi dai debiti e poter rinascere, diciamo, a nuova vita. Nel codice della crisi, la legge del sovraindebitamento viene assorbita un po', diciamo, spacchettata, cioè dobbiamo fare una certa ginnastica per andare a ritrovare le norme che ci interessano. Questo perché? Perché il legislatore ha inserito i due primi procedimenti concorsuali minori, mi riferisco al procedimento di ristrutturazione dei debiti esclusivamente diretto al consumatore e il concordato minore negli articoli che vanno dal 67 all'83, per poi fare un salto all'articolo 268, lì dove si parla di liquidazione controllata, alla quale può sempre accedere anche il consumatore. E poi ancora si fa un altro salto agli articoli 282 e 283, lì dove si parla di esdebitazione. Esdebitazione di diritto per quanto riguarda il 282, ove può accedere il sovraindebitato a conclusione della liquidazione controllata e comunque entro 3 anni dall'apertura della procedura, esdebitazione per il sovraindebitato incapiente, cioè per quel debitore che non può offrire ai creditori alcuna utilità. Se poi consideriamo che al sovraindebitamento vanno comunque applicate le norme relative al procedimento unitario e quell'articolo che tanto ci sta a cuore sulla prededuzione, vediamo che comunque c'è sempre un po' di difficoltà nell'andare a recuperare le norme che ci riguardano. Detto questo, passiamo subito all'argomento che mi è stato assegnato, cioè la ristrutturazione dei debiti che nella legge sul sovraindebitamento era chiamato piano del consumatore. Il legislatore ha fornito al consumatore una facilitazione particolare e vedremo perché. Ma prima di ogni cosa andiamo invece a C'è un telefono. Prima di ogni cosa andiamo a inquadrare un attimo il consumatore, la definizione del consumatore e in proposito direi che il legislatore ha organizzato molto bene l'articolo 2 del codice della crisi perché all'interno di questo articolo sono contemplate tutte le definizioni, a prescindere da crisi, da insolvenza. Ma tutte le definizioni che riguardano il sovraindebitamento, il consumatore, l'impresa minore e via dicendo, tutto quello che noi andremo a ricercare in tutte le sezioni, titoli, capi ed articoli del codice della crisi. Quindi è un articolo che per noi, almeno questo è quello che io ho potuto riscontrare, è un'ottima guida. Attraverso quell'articolo noi sappiamo esattamente che cosa la norma, che cosa il codice intende.
Dunque, chi è il consumatore? Il consumatore è quel soggetto, quella persona fisica che ha contratto i propri debiti al di là della sua attività professionale, imprenditoriale, commerciale, artigiana, anche se socio di una società di persone limitatamente responsabile, anche socio in accomandita per azioni e consumatore è colui che può accedere a questo piano di ristrutturazione. Piano di ristrutturazione per uno stato di sovraindebitamento. Cos'è il sovraindebitamento? Articolo 2, sovraindebitamento di crisi o di insolvenza, in questo senso il legislatore accomuna i due stati di crisi e di insolvenza, quindi l'incapacità del debitore di poter provvedere alle obbligazioni per un periodo di tempo o un'incapacità assoluta di poter attendere alle proprie obbligazioni e sovraindebitamento che è relativo a più soggetti, non soltanto il consumatore, ma anche professionisti intellettuali, società tra professionisti, imprenditori minori, quelli che sono sotto soglia, quelli che in questo senso il codice sempre all'articolo 2 definisce l'imprenditore sotto soglia come colui che non supera i 300.000 euro di attivo, ricavi lordi per 200.000 euro, debiti non superiori a 500.000 euro, ma anche start-up innovative che per i primi 5 anni della loro esistenza non possono accedere alle procedure concorsuali maggiori. Ed ancora enti non commerciali, onlus, associazioni sportive, associazioni di volontariato, soci limitatamente responsabili di società di persone. E poi c'è una norma di chiusura che, come sempre, il legislatore a volte è un po' barocco, che si riferisce ad ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, eccetera, che altro non significa che un debitore civile, cioè colui, pensiamo per esempio un pensionato, che sottoscrive una fideiussione per il proprio figlio che ha acquistato una prima casa. Tutti questi soggetti possono essere sottoposti alle procedure di sovraindebitamento. In particolare il consumatore ha un proprio accesso esclusivo e definito al piano di ristrutturazione. Piano di ristrutturazione che più che essere proposto ai creditori è quasi imposto ai creditori. Perché? Perché non è un piano soggetto alla votazione dei creditori, ma un piano che qualora abbia tutti i requisiti è direttamente omologato dal tribunale. Ovviamente a questo piano non possono, e poi vedremo brevemente come è tutto strutturato, non possono accedere quei consumatori che hanno già usufruito negli ultimi 5 anni della esdebitazione, ovvero che hanno usufruito dell'esdebitazione per 2 volte, ovvero coloro, dice l'articolo 69, ovvero coloro che hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Vediamo che qui è richiesta la colpa grave, non la colpa semplice, quindi semplice imprudenza, imperizia, negligenza o inosservanza di leggi e di regolamenti. Cosa deve fare il consumatore quando si trova in uno stato di sovraindebitamento? Si rivolge a un OCC. Definizione dell'OCC, articolo 2, lettera T. L'OCC è in buona sostanza il motore di tutte le procedure di sovraindebitamento, ne parleranno poi dettagliatamente le colleghe. Il debitore si rivolge all'OCC competente territorialmente, qualora non vi sia un OCC si rivolge al presidente del tribunale, il quale nomina un professionista o una società di professionisti, ai sensi del primo comma dell'articolo 68, che hanno i requisiti di cui all'articolo 358 del codice della crisi, e si rivolge all'OCC presentando una domanda. Se il piano, e vedremo tra un attimo, ha un contenuto libero, purché comunque specifico nell'indicazione di tempi, di modi di superamento della crisi, la domanda deve essere molto precisa e deve essere corredata da un elenco di tutti i creditori e ovviamente dall'indicazione delle somme e dal grado, dalle cause di prelazione dei crediti. Questo perché per formare una situazione, un passivo, deve indicare la consistenza e la composizione del patrimonio
deve indicare tutti gli atti di straordinaria amministrazione eventualmente compiuti negli ultimi 5 anni, deve allegare le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni e deve indicare tutti gli stipendi, pensioni, salari, emolumenti che sono nella disponibilità del debitore e del suo nucleo familiare, indicando, e questo è molto importante, quanto occorre al mantenimento della sua famiglia. Vedremo poi perché è importante. Quindi, domanda. A questa domanda viene allegato un piano. Il piano è molto libero, o meglio, la forma è libera. Dicevamo che però nel contenuto di indicazione di tempi e modi deve essere molto preciso. Il piano è libero in questo senso principalmente, cioè può prevedere il soddisfacimento dei creditori anche parzialmente o in modo differenziato. Che cosa significa? Che i creditori, pure privilegiati, possono non essere soddisfatti integralmente, e differenziato vuol dire che non è necessario formare le classi dei creditori. Quello che facilita soprattutto il debitore, e io andrei subito ai commi 4 e 5 dell'articolo 67, è che i creditori privilegiati possono essere soddisfatti anche in misura inferiore, purché ovviamente non inferiore all'alternativa liquidatoria. Facciamo l'esempio di un immobile che vale 100, su questo immobile grava un'ipoteca di 200, il debitore può offrire un pagamento al 50%, perché? Perché comunque in fase liquidatoria quel creditore non avrebbe la soddisfazione superiore al 50% offerto dal piano. Ed ancora, all'articolo 5, un'altra facilitazione per il debitore è quella nel momento in cui, noi sappiamo che quando si apre una procedura i debiti scadono, ebbene, se il debitore ha debito derivante dal contratto di mutuo nei confronti di un creditore ipotecario, queste rate di mutuo non possono non essere pagate tutte ed immediatamente, il che comporterebbe ovviamente delle conseguenze molto gravi per il debitore, ma il debitore può riaccedere al pagamento in forma rateizzata previa autorizzazione del giudice, ovvero qualora abbia per suo conto soddisfatto parzialmente alcuni pagamenti. Ovviamente il procedimento, anzi, ovviamente la domanda e il piano vengono presentati al tribunale, ma c'è di più: non vengono presentati soltanto domanda e piano, ma una relazione da parte dell'organismo della crisi d'impresa. Questa relazione è molto importante, non soltanto perché l'organismo, dice l'articolo 68, deve indicare le cause di indebitamento e la diligenza, e quindi il merito, diciamo, che è proprio del debitore nel momento in cui lo stesso ha contratto il debito. Parliamo, diciamo, dei debitori onesti ma sfortunati in questo caso. Quindi deve indicare le cause dell'indebitamento, l'esposizione dei motivi dell'incapacità di poter superare l'indebitamento stesso. Deve indicare la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e dei costi presunti della procedura. Ma quello che è più importante, al comma 3, l'OCC nella relazione deve fare una valutazione sul soggetto finanziatore del debitore, cioè deve valutare se al momento della concessione del finanziamento il creditore abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore. E che significa questo? Significa fare una valutazione, diremo quasi aritmetica e matematica, sul reddito disponibile del debitore, decurtato l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. E questa operazione matematica si fa partendo da un ammontare non inferiore all'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare secondo gli indici ISEE. Quindi questa valutazione sarebbe dovuta essere effettuata dal creditore.
Qualora il creditore non abbia effettuato questa valutazione, quindi sia andato contro la stessa normativa e in particolare l'articolo 124 bis del decreto legislativo 385 del 93, oppure qualora il creditore finanziatore abbia determinato la situazione di indebitamento o abbia aggravato la situazione di indebitamento, ebbene quel creditore non potrà presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta del piano. Ora, questo è previsto in modo specifico nel secondo comma dell'articolo 69 ed è una norma che i primi commentatori hanno tacciato quasi di incostituzionalità, nel senso che è una sanzione molto pesante nei confronti del creditore, il quale si vedrebbe inficiato nel suo potere di difesa ex articolo 24 della Costituzione proprio nel momento in cui non può, per effetto di un'erogazione del credito, diciamo che va al di là di quello che prevederebbe la norma e che comporterebbe in capo al creditore la impossibilità di difendere i propri diritti e quindi di contestare la convenienza della proposta. Ma tant'è, poi vedremo quelli che saranno gli esiti e l'andamento nell'applicazione della norma stessa. Quindi dicevamo, domanda, piano, relazione dell'OCC. Il quarto comma dell'articolo 68 prevede una norma che non prevedono le altre leggi, le altre norme sul sovraindebitamento europee. Perché? Perché solitamente in Italia non si usa una disclosure da parte dei debitori, quindi l'OCC nel momento in cui viene investito del proprio incarico da parte del debitore attiva immediatamente gli uffici fiscali e dà notizia della domanda e del piano all'agente della riscossione per poter avere da parte loro un quadro complessivo di tutto i debiti tributari accertati e degli eventuali accertamenti pendenti. Sappiamo poi che la presentazione della domanda sospende il decorso degli interessi dei crediti in chirografo, mentre gli interessi dei crediti privilegiati seguiranno la normativa codicistica del codice civile. Cosa succede dopo che il pacchetto che prevede domanda, piano e relazione va dinanzi al tribunale? Il giudice, investito in prima battuta, valuta se proposta e piano sono ammissibili, valuta per esempio se il debitore è già stato sottoposto e ha usufruito dell'esdebitazione negli ultimi 5 anni o per 2 volte, ma se ci sono tutti i presupposti, dispone con decreto la pubblicazione di piano e proposta in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia. Da quel momento decorre il termine di 30 giorni per l'OCC per darne comunicazione a tutti i creditori e ovviamente i creditori potranno presentare le loro osservazioni al piano e potranno contestare la convenienza del piano. In questo frangente, su istanza del debitore, il giudice può disporre delle misure protettive a tutela del patrimonio e della fattibilità del piano, quindi può sospendere delle procedure esecutive in corso, così come può disporne il divieto. Dice il codice proprio divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore, nonché altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio stesso, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione a meno che non autorizzati, e in questo caso si è parlato forse di uno status di spossessamento da parte del debitore. Le misure protettive, così come sono state concesse, possono essere revocate su istanza di creditori o anche d'ufficio in caso di frode. Qui si apre un piccolo contraddittorio, cioè una fase contraddittoria, nel senso che il giudice non revoca d'ufficio misure, apre un contraddittorio, sente il debitore, sente le parti, autorizza uno scambio di memorie scritte e provvede con decreto.
Successivamente, se tutto invece va è positivo, il giudice verifica l'ammissibilità giuridica e la fattibilità, prima si diceva economica, ma poi questo termine economico è stato abrogato, la fattibilità del piano. Ovviamente il piano deve essere un piano fattibile, sostenibile da parte del debitore, altrimenti la procedura si chiude con un diniego da parte del giudice, diniego con decreto motivato che potrà essere impugnato. Ma non tutto è perduto per il debitore, perché anche nel caso di diniego lo stesso, qualora ne ricorrano i presupposti, potrà presentare domanda per la liquidazione controllata. Il diniego può anche essere emanato se il pubblico ministero o un creditore presenta apposita istanza in caso di frode. Se invece tutto questo non si verifica, il giudice provvede all'omologa, e provvede all'omologa del piano, come dicevamo in apertura del nostro discorso, anche nel caso in cui ci siano delle contestazioni da parte dei creditori sulla convenienza della proposta, se la soddisfazione di quei creditori non possa essere superiore nella fase dell'alternativa liquidatoria. Una volta che il piano è stato omologato, il piano viene eseguito. Sempre vigile e controllore è l'OCC, il quale ogni 6 mesi deve presentare una relazione. Un attimo, insomma, il telefonino. Scusatemi. Deve presentare ogni 6 mesi una relazione. Ovviamente l'esecuzione è un'esecuzione vera e propria, nel senso che se ci sono vendite, cessioni, il tutto viene effettuato secondo i regimi di pubblicità normale, di trasparenza. Dicevamo, è sempre vigile l'OCC, le procedure di vendita saranno procedure competitive, sempre sulla base di stime che dei beni che provengono da soggetti specializzati. In questa fase il giudice può autorizzare lo svincolo delle somme, può ordinare la cancellazione di iscrizioni relative a diritti di prelazione, può ordinare la cancellazione della trascrizione di pignoramenti o di sequestri conservativi, nonché di ogni altro vincolo, questo per rendere sempre agevole la esecuzione del piano. Ovviamente, qualora vi siano dei pagamenti in violazione del piano, questi pagamenti saranno inefficaci nei confronti dei creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui parlavamo ad inizio dell'apertura della procedura. Terminata l'esecuzione, l'OCC sente il debitore e presenta al giudice una relazione finale. Anche questa relazione finale è molto importante per la procedura, perché da questo momento e decorsi 6 mesi che non potrà più essere presentata nessuna istanza di revoca della omologa, neanche in caso di frode, perché il termine di 6 mesi è un termine perentorio oltre il quale non può più appunto essere presentata alcuna istanza di revoca. Ritornando un attimo indietro, l'OCC presenta la relazione finale. Se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, il tribunale procede alla liquidazione del compenso dell'OCC. Se invece il piano non è stato integralmente e correttamente eseguito, il giudice indica degli atti necessari per l'esecuzione, dando un termine per il loro compimento. Ovviamente, se le prescrizioni non sono adempiute, il giudice revoca l'omologazione. Quando si revoca l'omologazione, ai sensi dell'articolo 72, appunto quando il piano non è stato esattamente seguito, nei casi di inadempimento degli obblighi previsti dal piano stesso o quando il piano è divenuto inattuabile e non sia più possibile modificarlo, e poi dice l'articolo 72, primo comma, il giudice revoca l'omologa d'ufficio o su istanza del creditore o su istanza del pubblico ministero o di qualsiasi altro soggetto interessato
aprendo un contraddittorio con il debitore, quando il debitore ha compiuto degli atti di rilevanza penale, cioè quando con colpa grave o con dolo ha aumentato o diminuito il passivo, ovvero ha sottratto o dissimulato una parte rilevante dell'attivo, ovvero ha dolosamente simulato attività inesistenti, oppure se ha commesso altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. Ovviamente ogni comportamento in questi termini viene segnalato dall'OCC al giudice, il quale giudice può provvedere appunto alla revoca della omologa. Ma dicevamo, la revoca non è più ammissibile decorsi 6 mesi dalla presentazione della relazione dell'OCC. Anche in caso di revoca dell'omologa, e questo è l'ultimo articolo, dopodiché chiudo, anche in caso di revoca dell'omologa, il giudice su istanza del debitore può convertire la procedura nella liquidazione controllata. Quindi anche in questo caso non tutto è perduto per il debitore. Questo sempre alla luce di quella norma che è stata volutamente contemplata per il debitore, il quale in qualche modo deve essere facilitato per uscire dalla sua situazione di sovraindebitamento. Grazie. Grazie a te, bellissima relazione, molto chiara, con una disamina di tutte le disposizioni normative. Non, veramente nulla da aggiungere, se non quella sentenza, che quella decisione che ho messo ieri in condivisione, che secondo me è molto interessante, perché in pratica affronta un tema che era stato risolto in modo diverso dalla Suprema Corte di Cassazione, con una sentenza che viene richiamata all'interno della motivazione, quindi la conoscete tutta, la motivazione è molto articolata, fatta molto bene, e cioè che ovviamente il legislatore del Codice della Crisi ha operato una netta distinzione tra la posizione del consumatore e quindi, diciamo, i debiti cosiddetti consumeristici da quelli che invece che sono determinati da un'attività professionale, nel caso di specie era un'attività cessata, e quindi si poneva il problema se si poteva proporre ricorrere al piano del consumatore relativamente a dei debiti che erano relativi a un'attività imprenditoriale, mi pare che fosse un artigiano, se non ricordo, ma si aveva aperto un supermercato, e che l'attività era cessata, quindi un'ipotesi nell'ambito della quale non è possibile nemmeno essere assoggettati, se impresa sopra soglia, alla liquidazione giudiziale. Su questo tema ci eravamo intrattenuti con il consigliere Angelo Napolitano, che aveva fatto una bellissima relazione proprio su questo punto, e lui era pervenuto a una diversa conclusione, ma in realtà diciamo sulla base dell'interpretazione della disciplina normativa del 2012. Io ritengo che invece, avendo il legislatore fatto una scelta ben precisa di tenere distinti i debiti, quelli che possono derivare da un'attività professionale o un'attività commerciale rispetto a quelli che sono tipici del consumatore, debiti consumeristici, ovviamente non è più possibile operare in termini di distinzione. E d'altronde in quel caso, infatti, conclude il Tribunale dicendo che può accedere alla liquidazione controllata, quindi esiste pur tuttavia lo strumento, non è quello individuato. Adesso abbiamo questo nuovo istituto, un nuovo istituto che è concordato minore già nella sua intestazione, te la dice chiaro, voglio dire, è una figura concorsuale, negoziale, diversa dal concordato preventivo? In quale misura? Perché poi il legislatore richiama a un certo punto, all'ultimo comma dell'articolo 74, dice: trovano applicazione tutte le disposizioni in quanto compatibili del concordato preventivo. Questo creerà, e adesso ce lo spiegherà bene Francesca Carrozzullo, questa potrà creare dei problemi. Quindi, Francesca, prego.
Buongiorno e ringrazio il professor Cagliafa e la, la collega Agnino che mi hanno invitato. E soprattutto per l'impegno che hanno profuso in questi anni per far diventare l'organismo a cui io appartengo uno dei migliori in Italia. Allora, dobbiamo parlare del concordato minore. Il concordato minore è una procedura di sovraindebitamento ed è quella destinata ai debitori di cui all'articolo 2,1 lettera C sovraindebitati diversi dal consumatore. La collega che mi ha anticipato ha parlato dell'articolo 2. L'articolo 2 è un articolo che prende e per la prima volta il nostro legislatore ha deciso di uniformarsi al modus di legiferare che fa nella Comunità Europea. È un articolo in cui sono contenute tutte quante le varie denominazioni, le varie definizioni. Chi può e che cosa è richiesto per accedere al concordato minore? L'articolo 77 ci viene in aiuto e ci dice esattamente... Se avete dei telefonini vicino al computer, toglieteli perché sono i telefonini che disturbano. Non ci si può togliere il telefono. Mi hai spento. Appunto, quindi deve esserci un problema. Vabbè, se Francia, scusami. Niente. Allora, l'articolo 77 disciplina i casi di inammissibilità al concordato minore. La lettera A dice che se mancano i documenti di cui è l'articolo 75 e i requisiti di cui è l'articolo 76. L'articolo 75 indica i documenti che sono necessari alla predisposizione della proposta e che devono essere ad essa allegati. L'articolo 76 invece ci va a parlare del contenuto della relazione. Voglio dire che soltanto nel concordato minore è rimasta la denominazione di relazione particolareggiata. Il termine particolareggiata è scomparso per la relazione che deve essere predisposta dal gestore per il piano di ristrutturazione e per la liquidazione controllata. Il contenuto della relazione nel concordato minore è rimasto immutato e infatti l'articolo 76 riporta esattamente l'articolo 3,3 bis. 1 della legge 3. Chi può accedere al concordato minore? Il soggetto che non sia il debitore, esattamente che non sia sopra soglia. Ora, chi è il soggetto che non è sopra soglia? Ci viene sempre in aiuto l'articolo 2 che nel comma 1, lettera D, ci dà i requisiti dimensionali nei punti 1, 2 e 3 che devono essere verificati sia dall'avvocato che aiuta il sovraindebitato a fare una procedura di sovraindebitamento che al gestore nel momento in cui andrà ad esaminare una proposta che gli viene presentata. Il soggetto che è stato già sdebitato per 5 volte, per due volte ha ottenuto le sdebitazioni nei 5 anni precedenti non può avere l'accesso al concordato minore, così come se risultano commessi atti diretti a frodare i creditori. Nel concordato minore non c'è l'esame della cosiddetta meritevolezza, che invece noi troviamo nel piano di ristrutturazione dei debiti. Ciò che deve mancare è appunto questi atti che devono essere commessi in frode ai creditori. Il mio non solo è spento, ma è lontano, quindi non so che problema c'è. Spegnete i cellulari. Non sono, io credo che dipenda dalla regia. Un attimo, scusatemi. Ci sono due problemi. Speriamo bene, perché sennò questa cosa non si può fare più, che succede sempre a un certo punto. Sì, grazie Alessandro. Scusami Franci, speriamo bene. Allora, proseguo. Qual è la finalità dell'istituto? La finalità dell'istituto rispetto alle altre procedure di sovraindebitamento è quella di consentire la prosecuzione dell'attività, che sia professionale o di imprenditoriale, riducendo la posizione debitoria. L'obiettivo del codice della crisi è quello di favorire il superamento della crisi, assicurando la continuità aziendale anche attraverso una rilevazione tempestiva della crisi. Questo è proprio il concetto cardine delle procedure di sovraindebitamento ed è proprio l'obiettivo del codice della crisi.
Andiamo ad esaminare il primo comma dell'articolo 74, dove viene disciplinato il cosiddetto concordato minore in continuità. I debitori di cui all'articolo 2,1 lettera C, stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore, possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore quando consente la prosecuzione dell'attività imprenditoriale o professionale. Come ha detto la collega che mi ha preceduto, il legislatore ha proprio voluto regalare al consumatore una procedura di sovraindebitamento, mentre ai soggetti che hanno un'attività professionale o di imprenditoriale hanno la possibilità di accedere a questo tipo di procedura. Facciamo attenzione, si è sempre pensato che il concordato minore fosse l'istituto che sia andato a sostituire l'accordo di composizione della crisi della legge 3. Ma non è esattamente in questo modo, non lo dico io, ma lo dicono gli aziendalisti. E perché dico? Perché si dice questo? Perché nell'accordo di composizione vi era un vero e proprio atto transattivo, ossia si faceva una transazione con i creditori. Questa transazione non esiste più perché la procedura di concordato in continuità prevede un piano di risanamento dell'impresa. Impresa o attività professionale che deve continuare. Il piano quindi deve assicurare una continuità aziendale o professionale prospettica. Gli aziendalisti parlano di almeno 5 anni e il gestore che cosa deve fare nel momento in cui riceve una proposta? Deve andare a valutare che ci sia la possibilità di questo, di questa continuità dell'attività appunto che per cui si richiede questo piano d'accesso. Gli aziendalisti parlano di piano di risanamento storico prospettico, di cambio prospettivo delle variabili per la continuità aziendale. Che cosa il gestore deve andare a verificare? Deve andare a verificare che per la cosiddetta continuità aziendale vengono rispettati i presupposti di cui l'articolo 84 secondo e terzo comma del codice. Le procedure di sovraindebitamento nella legge 3 venivano appoggiate dalla cosiddetta favor debitoris. Nel momento in cui è entrato in vigore il codice della crisi, dal 16 luglio ci siamo tutti quanti domandati se questo favor debitoris continua a appoggiare queste procedure di sovraindebitamento non tanto per il piano del consumatore, tanto per il concordato minore. La risposta è positiva. E come faccio a dire che la risposta è positiva? Semplicemente andando a studiare i vari articoli del codice della crisi in cui ci viene proprio detto che il favor debitoris appoggia queste procedure di sovraindebitamento. L'articolo 271 è il primo articolo che proprio chiaramente ci fa capire che è il concordato minore è una procedura appoggiata al favor debitoris. Se la domanda controllata viene presentata da un creditore o dal pubblico ministero, il debitore può chiedere l'accesso a una delle procedure di cui al capo secondo del titolo quarto, esattamente quelle che stiamo esaminando. In questo caso il giudice concede un termine per l'integrazione della domanda. Sappiamo che la domanda per la liquidazione controllata deve contenere degli elementi diversi e minori rispetto a quella del concordato minore o del piano di ristrutturazione. Nella pendenza del termine di cui al primo comma dell'articolo 271 non può essere pronunciata e aperta quindi una procedura di liquidazione controllata e qualora il sovraindebitato ottenga la sentenza di omologa per un piano di ristrutturazione o per un concordato minore, l'istanza di apertura della liquidazione controllata deve essere ovviamente dichiarata improcedibile. Il secondo articolo che ci fa capire che la procedura di concordato minore è appoggiata da questo concetto del favor debitoris è l'ultimo comma dell'articolo 74, dove viene indicato per quanto non previsto dalla presente sezione si applicano le disposizioni del capo terzo del presente titolo in quanto compatibili. Il capo terzo che cosa disciplina? Disciplina la procedura maggiore, il cosiddetto concordato preventivo. Il rinvio non è in ogni caso, ma attraverso una clausola di compatibilità. Clausola di compatibilità che non può prescindere dalla reale tutela che la direttiva di insolvency, la 1023 del 2019, accorda alle piccole e medie imprese, tra cui l'impresa minora, che è minore, che è l'impresa che può avere accesso al concordato minore. Voglio ricordare, venendo anche dal convegno di Asti, che tutto il tessuto economico
finanziario non soltanto dell'Italia ma dell'Europa è formata da queste piccole e medie imprese ed è per questo che il codice della crisi pone così tanta attenzione a questo tipo di società, a questo tipo di aziende. Altro elemento che ci fa capire che il concordato minore appoggiato al favor debitoris è l'esigenza di semplificazione e snellezza che caratterizza la procedura concordataria delle imprese minori rispetto a quelle maggiori. Basta pensare all'obbligatorietà della formazione delle classi nella predisposizione della proposta. Rimanendo il più generale favor per la soluzione di continuità, così come ridefinita dall'articolo 84, secondo e terzo comma. Noi sappiamo benissimo, e chi non lo sa è invitato a leggere questi due comma dell'articolo 84, che la continuità può essere diretta o indiretta. Altro elemento che deve essere esaminato nel momento in cui noi andiamo a predisporre come legali o andremo a verificare e quindi ad attestare una relazione come gestori, è il fatto che non è detto, e ringrazio il professor Cagliafa per il proprio intervento al convegno di Alba, perché mi ha fatto riflettere su questo elemento di cui il codice è assolutamente carente, che le aziende che possono chiedere accesso alle procedure di concordato minore possono avere anche una struttura organizzativa e possono avere anche dei dipendenti. Quindi nel momento in cui si va a disegnare un concordato minore in continuità, bisogna andare anche a capire che fine fanno, passatemi proprio il termine, anche tutti questi debitori, tutti questi soggetti che sono dipendenti dell'azienda che chiede l'accesso alla procedura del concordato minore. Il comma 2 dell'articolo 74 che cosa dice? Dice che fuori dai casi di cui al comma 1, quindi concordato minore in continuità, il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori. Si parla della proposta liquidatoria, quindi abbiamo la possibilità di presentare anche un concordato minore liquidatorio. L'importante è che ci sia questo apporto di risorsa esterna che aumenti in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori. Dal 15 luglio ci siamo domandati tutti quanti che cosa volesse dire questa misura apprezzabile, e visto il rimando del quarto comma dell'articolo 74 al concordato preventivo, tutti quanti hanno pensato inizialmente che dovessero essere rispettate quelle percentuali che sono previste nel concordato preventivo liquidatorio per i creditori privilegiati e chirografari, ma la dottrina fortemente è intervenuta sul punto e ci ha detto che queste percentuali non devono essere rispettate semplicemente perché la platea dei soggetti che accede al concordato minore è una platea assolutamente diversa rispetto ai soggetti che possono accedere al concordato preventivo. Quindi chi è che deve verificare questa misura apprezzabile? Lo dovrà fare il gestore inizialmente quando va a redigere questa relazione privilegiata, e successivamente lo dovrà fare il giudice quando andrà con decreto ad aprire la procedura di concordato. Andiamo ad esaminare il contenuto dell'articolo del concordato, esattamente l'articolo 74, terzo comma. La proposta di concordato minore ha un contenuto libero, deve però indicare in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi di sovraindebitamento, può prevedere il soddisfacimento anche parziale dei crediti attraverso qualsiasi forma, e la formazione delle classi non è obbligatoria, quindi è facoltativa, ma diventa obbligatoria quando sono presenti creditori titolari di garanzie prestate da terzi. Ora mi voglio soffermare un attimo sull'articolo 75, primo comma, che elenca i documenti. E soffermerò su tutti, ma soltanto sulla lettera D e sulla lettera A. La lettera D dice che il sovraindebitato, il debitore, deve presentare una dichiarazione, quindi documentazione sottesa alla stessa, che vada ad rilevare se sono stati compiuti nei 5 anni precedenti alla domanda, presentazione della domanda, atti dispositivi, o meglio, atti di straordinaria amministrazione. Il legislatore questa volta ci è venuto in aiuto, perché nell'articolo 94, secondo comma, ci va proprio ad elencare quali sono questi casi in cui è prevista
che sono stati compiuti questi atti di straordinaria amministrazione. Aspettiamo che parli. Finito, vado. Vai. Proseguiamo, continuiamo ad esaminare la lettera A invece del primo comma dell'articolo 75, che ci indica quali sono le documentazioni fiscali e contabili che devono essere presentate a corredo della domanda di concordato minore. Perché mi soffermo su questo punto? Mi soffermo per questo punto perché voglio fare un passo indietro. L'articolo 25 quater dà la possibilità alle imprese cosiddette sotto soglia di poter accedere alla procedura di. Che cos'è la composizione negoziata? Sappiamo che non è una procedura di ristrutturazione dei debiti, sappiamo che è andata a sostituire l'allerta, sappiamo che è entrata in vigore con il decreto legislativo 18. Ed è il legislatore ha permesso anche alle imprese sotto soglia di fare accesso a questo tipo di procedura. Mi sentite? Sì. Fatto una cosa che non conviene all'avvocato. Mi sentite? Ok, perfetto, proseguo. Ok. 25 quadri. Per poter presentare una domanda di composizione negoziata, le imprese devono poter presentare in Camera di Commercio una serie di documentazioni contabile e fiscale. Faccio un passo indietro. Sappiamo benissimo che, se non lo sappiamo, ve lo dico, nel concordato minore, a differenza dell'accordo di composizione della crisi, non c'è più l'automatic stay. Nella legge 3 era previsto che nel momento in cui si presentava la domanda e il giudice la dichiarava inammissibile la prima, venivano sospese tutte le procedure esecutive e veniva inibita ai creditori la possibilità di intraprendere degli atti che potevano essere depurativi del patrimonio del sovraindebitato. Questa cosa è stata cassata dal legislatore del codice della crisi. Io proseguo, c'è un rumore, però proseguo. Ok. Gli altri sentono, quindi va bene. Perfetto, ok. Scusatemi allora. Stavo dicendo che l'automatic stay non c'è più. Adesso, per poter ottenere la sospensione delle procedure eseguite, il sovraindebitato deve presentare una istanza a corredo della domanda di concordato minore. Se si fa accesso però alla composizione negoziata, si può ottenere l'applicazione delle misure protettive e cautelari ex articolo 18 e 19, e quindi l'imprenditore può vedersi tutelato nel periodo delle trattative il proprio patrimonio. Noi sappiamo che se l'esito delle trattative è negativo, il concordato minore è una delle procedure che viene disciplinato e quindi l'imprenditore ne può poi fare accesso. Perché ho fatto tutto questo ragionamento? Non perché io volessi perdere tempo, ma semplicemente per dire che per poter fare accesso alla composizione negoziata, le imprese sotto soglia, le cosiddette imprese minori, devono essere dotate di alcuna documentazione contabile fiscale. E a questo punto tutto ciò che ci dice il fisco non deve essere più tenuto di conto, ma bisogna semplicemente considerare l'articolo 2100. 2100, aiutate, 2000, 2214 del Codice Civile, che dispone quali sono i libri obbligatori e le scritture contabili. E quindi partire dal concetto che la definizione di attivo e passivo deve necessariamente passare attraverso una redazione corretta del libro inventario, in cui devono essere riportate tutte le fatture in attivo e in passivo, in modo tale che anche le società che sono in regime, quindi le imprese minori che sono in un regime di contabilità semplificata, hanno la possibilità, qualora volessero accedere alla composizione negoziata, di poter redigere un bilancio. Tutto
questo lo diceva già in vigenza del 118 alcuni tribunali della Sicilia, in cui i giudici dicevano che la documentazione che doveva essere presentata a corredo della domanda non era quella prevista dal fisco per le imprese sotto soglia in regime in contabilità agevolata, ma erano quelle dell'articolo che ho poc'anzi nominato del Codice Civile. Quindi facciamo attenzione nel momento in cui andiamo a predisporre, andiamo ad esaminare una proposta di concordato minore. Prima di concludere il mio intervento mi voglio soffermare su alcuni elementi. Innanzitutto l'articolo 66, primo comma, ultimo capoverso, tratta delle procedure familiari. In questo caso il legislatore è stato molto chiaro. Dice: quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni della sezione terza del presente capo. Quindi facciamo attenzione: se facciamo delle procedure familiari e abbiamo un soggetto che non è un consumatore, la procedura da portare in tribunale è sempre e soltanto quella del concordato minore. Penultimo accenno che voglio fare. Allora, innanzitutto l'articolo 76. L'articolo 76 che cosa ci dice? Ci dice che la domanda è formulata tramite un OCC. Il termine tramite è andato a sostituire con l'ausilio. Quindi che cosa sta succedendo nei tribunali di tutta Italia? Sta succedendo che molti giudici hanno dichiarato inammissibile le procedure di concordato minore, ma anche di ristrutturazione dei debiti, che sono state presentate / scritte a ruolo dal difensore, perché hanno ritenuto che l'unico soggetto legittimato, mi domando quale sia la legittimazione, a iscrivere a ruolo e quindi a presentare sia l'OCC. Non tutti i giudici sono di questo convincimento, perché vige il principio del raggiungimento dello scopo, quindi se il raggiungimento dello scopo è quello dell'iscrizione a ruolo, non si capisce perché una procedura possa essere dichiarata inammissibile. Passo veramente sull'ultimo punto che voglio esaminare e mi riaggancio all'intervento iniziale del professor Cagliafa e vado ad esaminare l'ultimo comma dell'articolo 33 del codice, che vieta in maniera proprio diretta e precisa all'imprenditore cancellato dal registro delle imprese e quindi per analogia anche al professionista non prescritto all'albo professionale di poter fare accesso al concordato minore. A prescindere che si ritiene che sia una norma anticostituzionale, perché a tutti gli altri sovraindebitati è permesso accedere sia alle procedure di sovraindebitamento che alla liquidazione controllata, che ricordo è un'estrema ratio, perché il ragionamento, i presupposti, l'obiettivo del codice della crisi è quello della continuità aziendale, quindi anche di far rimanere il soggetto all'interno del sistema economico funzionale, quello di dargli una seconda possibilità, un reverse change, mentre la liquidazione controllata sappiamo che, passatemi il termine, che è stato cassato dal nostro ordinamento, ma è un fallimento improprio del consumatore. Che cosa sta succedendo? Succedendo che, poi parleremo dell'ultimo provvedimento che è quello di Genova, ma prima del provvedimento di Genova ci sono stati una serie di provvedimenti in Italia in cui si è cercato di assimilare la definizione di ex imprenditore e di ex professionista al consumatore. Partiamo da un provvedimento di Reggio Emilia, ottobre del 2022, in cui il giudice ha ritenuto ammissibile l'apertura di una procedura di ristrutturazione dei debiti per debiti misti. Noi sappiamo che il codice della crisi non va a vedere la natura dell'obbligazione, ma va a vedere la natura del soggetto che chiede l'accesso alla procedura. In questo caso la percentuale della debitoria nascente da un'attività diciamo precedente, quindi da un'attività cessata, era in percentuale minoritaria rispetto alla debitoria consumeristica, e quindi il Tribunale di Reggio Emilia ha ritenuto, considerando un soggetto cancellato consumatore, l'ammissione dello stesso ad il piano di ristrutturazione.
Io personalmente ho ottenuto dal Tribunale di Napoli Nord, dottor Rabuano, un provvedimento analogo. Lo stesso fa tutto un ragionamento, parte dal concetto di consumatore, codice del consumo, e va ad esaminare la relazione illustrativa del codice della crisi, no dell'ultima commissione Pacchi, che non è entrata comunque a parlare del consumatore e del sovraindebitamento. Va ad esaminare quella sentenza della Corte di Cassazione del 2016 di cui parlava poc'anzi il professor Cagliafa, va ad esaminare una sentenza sempre della Corte di Cassazione del 2020 e dice che, visto che l'imprenditore cancellato, il professionista cancellato, è un soggetto che comunque è un ex imprenditore, un ex professionista, è colui che comunque è uscito dal circuito economico e quindi non c'è più l'interesse dei creditori a dover votare la proposta, perché tanto automaticamente si è, diciamo, autocancellato, estromesso dal circuito economico e sociale. E quindi lo possiamo considerare consumatore e possiamo permettere l'accesso alla procedura ad essa regalata dal nostro legislatore, ossia il piano di ristrutturazione dei debiti. Sullo stesso avviso c'è una recentissima apertura di una procedura di ristrutturazione sul Tribunale di Milano, proprio di ieri o dell'altro ieri, a nome dell'avvocato Fabio Cesse, che tutti quanti noi conosciamo. Nei prossimi giorni sarà pubblicata sul caso.it, mentre l'unico provvedimento che comunque è contrario a questo ragionamento è quello di Genova, del proprio 12 novembre del 2022. Però lì facciamo attenzione, perché l'ex imprenditore chiedeva l'ammissione alla procedura di ristrutturazione di debiti soltanto per debiti di natura imprenditoriale, ossia quando il soggetto ancora era imprenditore. Quindi non c'è la natura mista della debitoria. In questo caso il giudice, facendo tutto un ragionamento completamente inverso rispetto a quello che ha fatto il dottor Rabuano, quindi facendo proprio gli stessi passaggi, codice del consumo, relazione al codice della crisi, Cassazione del 2016, dichiara inammissibile la procedura in quanto ritiene che l'ex imprenditore non possa essere considerato un consumatore. Il divieto così, diciamo, netto, all'ex imprenditore o all'ex professionista di fare accesso al concordato minore, secondo dottrina, viene dettato dal fatto che il soggetto non deve essere considerato meritevole, in quanto era a conoscenza di debitoria e quindi però si è cancellato. Però dall'altra parte ritengo che il ragionamento che può essere anche fatto è che invece il soggetto può essere ritenuto meritevole, perché per evitare di continuare ad indebitarsi, perché sappiamo che l'iscrizione a un albo professionale o l'iscrizione all'avviso delle imprese continua ad avere delle spese che devono essere sostenute annualmente, quindi in maniera meritevole ha ritenuto di doversi cancellare dal registro dell'impresa o dall'albo professionale. Di cose da dire ce ne sarebbero tantissime sul concordato minore, un istituto nuovo che di non facile applicazione, di non facile soluzione, ma il mio tempo è volto al termine. Ringrazio ancora per avermi dato questa possibilità di approfondimento di questo istituto. Grazie. Grazie a te Franci, grazie. Antonio, microfono, attiva il microfono. Bravo. Non l'hai attivato, attiva il microfono. Eccolo. Allora, sul concordato minore, a parte che condivido le considerazioni che hai svolto con riferimento alla comparazione tra la decisione di Genova e la decisione che hai citato dei Napoli Nord di Rabuano, perché in effetti Genova si sofferma su un indebitamento che riguarda soltanto l'imprenditore cancellato e quindi è giusta la considerazione con riferimento al soggetto e non all'oggetto, no? Mentre Rabuano ci arriva attraverso una costruzione
che è molto più articolata. Invece, siccome tu hai fatto riferimento all'ultimo comma dell'articolo 74, perché quando si parla di compatibilità, naturalmente questo crea dei problemi, nel senso che la norma che è compatibile apre uno scenario, e io ad Alba ho fatto riferimento al fatto che ovviamente il concordato minore, oltre a poter essere chiesto dal il professionista, può essere chiesto dall'imprenditore sotto soglia, ma può essere chiesto anche da società agricole, imprenditori agricoli, aggregazioni, associazioni, fondazioni, eccetera, dove effettivamente si pone un problema molto più delicato, perché nel senso che, per esempio, devi anche andare a fare delle considerazioni in base all'articolo 2086, cioè ha avuto degli assetti organizzativi contabili in grado di rilevare tempestivamente, quindi diventa anche nell'ambito della relazione un ulteriore approfondimento. Adesso voglio aggiungere un ulteriore elemento che secondo me è stato anche questo sottovalutato, cioè nel caso in cui a presentare la domanda di concordato minore sia una società, sia essa una società, un'impresa quindi collettiva sotto soglia, no? Sia invece un'impresa che per la sua natura è sottratta, perché vive gode della esenzione dello statuto esentativo, quindi l'imprenditore agricolo, che però può essere esercitata anche in forma collettiva, si pone il problema se debba essere la società, l'amministratore o la società, l'assemblea dei soci a dover deliberare l'accesso alla procedura, cioè se debba trovare applicazione l'articolo 120 bis. L'articolo 120 bis al primo comma stabilisce che l'accesso a uno strumento di regolamentazione della crisi o dell'insolvenza è decisa dagli amministratori unitamente al contenuto della proposta e alle condizioni del piano. La decisione deve risultare da verbale redatto da notaio disposto dal registro delle imprese. Io ritengo che questa disposizione trovi applicazione anche nel caso del concordato minore, quando la richiesta è formulata da un ente collettivo. E questo è sorretto, questa mia interpretazione, perché nell'articolo 40, cioè quello che regola il procedimento unitario, al secondo comma è espressamente anche lì previsto che il ricorso deve indicare l'ufficio giudiziario e per le società la domanda di accesso a uno strumento di regolamentazione della crisi. Ora, se noi interpretiamo come strumento di regolamentazione della crisi soltanto le ipotesi previste per le imprese maggiori, ovvero il piano attestato, l'accordo di strutturazione, la forma agevolata o estesa, oppure il programma di ristrutturazione o l'accordo di strutturazione soggetto omologa, dovremmo escluderlo. Però io non sono affatto convinto che, e quindi suggerirei, ecco questo è il concetto, suggerirei che se dovesse trovarvi ad assistere una società che si trovi a dover presentare un concordato minore perché è sotto soglia o perché rientri in quell'altra, io siccome si parla di compatibilità, non mi esporrei al rischio di trovare un giudice nella nostra estensione geografica che la pensi in questa maniera e lo dichiari inammissibile la proposta soltanto perché non autorizzata, non disposta dall'amministratore e quindi con la cosiddetta delibera accertativa fatta dal notaio. Poi, altra cosa che mi permetto di suggerire, concordato minore, se assistete l'imprenditore, la domanda deve essere firmata, siccome è una proposta, è un accordo negoziale, la domanda deve essere firmata dalla parte e non deve essere firmata dal professionista. Altro motivo di inammissibilità che è stato riconosciuto come motivo valido nell'ambito delle plurime decisioni che sono intervenute a riguardo sia di merito che di legittimità. Quindi questo per completare, ma naturalmente il concordato minore sarà una procedura che creerà
parecchi problemi, proprio perché declinata in poche norme e con richiami comunque che comportano sempre una lettura trasversale. Comunque grazie Francesca, mi spiace che sei stata costretta a parlare rapidamente, ma i tempo è tiranno. Adesso passiamo a Maria Cristina Salvucci. Lei parlerà della liquidazione controllata e naturalmente quando le ho dato questo compito mi ha detto ma non è poi proprio identica alla liquidazione giudiziale. Beh, ma se era identica alla liquidazione giudiziale era necessario che ne parlassimo. Noi ci stiamo confrontando su ciò da dove veniamo, dove andiamo. Lei ha un'esperienza sul Tribunale di Roma di una liquidazione controllata molto particolare che, devo dire, ha condotto in modo esemplare. Questo non lo dico io, ma l'ha detto anche il magistrato che segue questa procedura. Quindi a me è sembrato logico che fosse a lei affidato il tema della liquidazione controllata. Prego, apri il microfono. Innanzitutto apro il microfono, ringrazio sia te che Maria Annino, coordinatrice dell'OCC al tuo pari, per avermi dato questa opportunità. Effettivamente l'esperienza è tanta, ma quando mi riferivo alla preoccupazione nel dover esporre in così poco tempo un tema come quello della liquidazione controllata, non mi riferivo tanto al parallelismo con la liquidazione giudiziale, a cui poi in gran parte le norme della liquidazione controllata fanno da raccordo, ma si raccordano, ma alla preoccupazione che poco trovo di simile rispetto proprio alla liquidazione del patrimonio prevista dalla legge 3 del 2012, con cui io appunto ho lavorato grazie a voi negli ultimi anni e con voi al mio fianco, se no non ce l'avrei certamente potuta fare, visto la complessità del caso che... Ma noi siamo una famiglia? Allora, sì, esatto. Allora, e vengo al punto, sperando di starci in 20 minuti, perché è davvero un tema complesso, a me preoccupa molto. Non ti preoccupare, vai posso... Allora, intanto la liquidazione controllata è vigente, come sappiamo, dal 15 luglio di quest'anno, quando è entrato in vigore il codice della crisi d'impresa, ed è regolata dagli articoli 268 a 277 del nuovo codice. Questa non è, diciamo, ricompresa tra le procedure nei capi che riguardano il concordato, il piano di ristrutturazione e il concordato minore, perché pur essendo considerata una procedura di sovraindebitamento, è collocata nel capo nono, quindi segue alle disposizioni della liquidazione giudiziale e viene subito dopo, con cui per il fatto stesso appunto che condivide con questa procedura le medesime fasi essenziali. E infatti, come la liquidazione giudiziale, la liquidazione controllata è una procedura concorsuale di tipo espropriativa e non a caso la sentenza che la dichiara aperta ordina, tra i vari capi che poi analizzeremo del 270, ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione al liquidatore nominato dal Tribunale, salvo che non ritenga, in caso di presenza di gravi specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi. Quindi è un procedimento espropriativo particolarmente gravoso a carico di chi lo richiede, di chi lo subisce. E le principali novità rispetto alla liquidazione del patrimonio, che era regolata appunto dagli articoli 14 tar e seguenti della legge 3 del 2012, riguardano appunto diverse discipline. Innanzitutto, chi la richiede? Per fortuna qui posso andare veloce, perché a chi si applica la liquidazione controllata? Qui posso andare veloce perché l'hanno ben analizzato le colleghe che diciamo mi hanno preceduto, perché possono essere soggette alla liquidazione controllata i soggetti appunto che rientrano l'articolo 2,1 lettera C del codice della crisi, quindi tutti coloro che diciamo
quindi riguarda i consumatori, i professionisti, le start-up innovative, gli imprenditori minori o agricoli direi rispetto a quanto abbiamo analizzato in precedenza, purtroppo, perché poi vi spiegherò perché uso questi termini, anche al socio illimitatamente responsabile di società sotto soglia. Chi può domandarla? Allora, come in precedenza avveniva per la liquidazione del patrimonio, può domandarlo ovviamente il debitore. Il debitore la può domandare sul presupposto che si trovi in stato di crisi o di insolvenza. Questo, a differenza della precedente previsione, potrà, ai sensi del 269, presentare la domanda personalmente senza l'ausilio di un difensore. E dovrà quindi presentare l'istanza, qui vado velocissima perché di fatto lo mutua dal 14 ter, io immagino che voi conosciate la legge del sovraindebitamento, quindi si correderà di una relazione dell'OCC, poi ne parlerà l'avvocato Cagliazza che mi segue, e presenterà la domanda al tribunale competente. Ma quello che è la vera novità è il secondo comma nell'articolo 268. Perché è il secondo comma? Perché la nuova normativa prevede che questa procedura possa essere anche aperta a istanza del creditore. E qui, diciamo, qualora venisse veramente a regime questa legge, qualora i colleghi, soprattutto che assistono società di recupero crediti, ne vivessero la vera portata, potrebbero sorgere molti problemi. Perché? Cosa dice il secondo comma dell'articolo 2? Il secondo comma dell'articolo 268 del nuovo codice della crisi d'impresa prevede che quando il debitore sia stato di insolvenza, quindi non è stato di crisi, ma è stato di insolvenza, ovvero una comprovata incapacità di far fronte alle proprie obbligazioni, a differenza dello stato di crisi, chiaramente il debitore può chiedere la liquidazione controllata se si trova sia stato di crisi che stato di insolvenza. Il creditore potrà presentare la domanda solo quando il debitore si trovi in stato invece di insolvenza comprovata insolvenza per un'esposizione debitoria che superi, prevede la norma, 50.000 euro. Addirittura prima del decreto legislativo del 17 giugno 2022 numero 83, tale norma prevedeva che il creditore potesse chiedere di fatto il fallimento improprio dei soggetti di cui che sono ricompresi nell'articolo 2, addirittura per un'esposizione debitoria di soli 20.000 euro. Questo importo è periodicamente aggiornato con le modalità di quell'articolo 2, comma 1, lettera D, ovvero con il decreto del Ministero della Giustizia adottato a norma dell'articolo 348 della crisi d'impresa. Cosa succede? Chiaramente quando la domanda è presentata dal creditore, questo non farà un preventivo riferimento all'organismo di sovraindebitamento, presenterà la domanda al tribunale e si aprirà nella maggioranza dei casi una fase istruttoria, ovvero potrà avvenire che il debitore decida di non costituirsi e subisca la procedura espropriativa quando appunto sia dimostrato che abbia un'esposizione debitoria superiore ai 50.000 euro, oppure il debitore si costituirà a quel punto richiederà egli stesso l'intervento di un OCC per dimostrare eventualmente che non sussistano le condizioni per aprire la procedura espropriativa di tutto il patrimonio nei propri riguardi. La norma non lo prevede, ma
ci si immagina. Io ho cercato anche di informarmi sulla eventuale attuale pendenza di procedure di liquidazione controllata a distanza del creditore, ma ad oggi non ne ho rinvenuta neanche una, quindi io ipotizzo che su richiesta del debitore si aprirà una fase di contraddittorio il giudice sarà costretto a sospendere momentaneamente la decisione per acquisire la relazione dell'OCC. La procedura di liquidazione controllata non si potrà aprire se la relazione dell'OCC dichiarerà che non c'è patrimonio da distribuire ai creditori. Quindi il debitore potrà essere anche un debitore che ha contratto debiti superiori a 50.000 euro ma non ha patrimonio da distribuire, in quel caso non si aprirà la procedura di liquidazione controllata. Il debitore potrà anche, come ha detto bene l'avvocato Francesca Capezzuto, che mi ha preceduto, ricorrere al 271 e quindi richiedere che l'accesso a un'altra delle due procedure, quelle di ristrutturazione di cui hanno parlato appunto le colleghe che mi hanno preceduto. Anche in questo caso si prevede che il giudice dovrà per forza sospendere e concedere un termine, attendere l'eventuale integrazione della domanda e l'eventuale decisione sull'apertura della diversa liquidazione che ha di natura appunto di ristrutturazione del debito, e potrà pronunciarsi invece senza il 270, quindi dichiarare aperta la procedura solo in caso in cui il debitore non integri la domanda oppure non si ritenga di dover aprire le procedure precedenti. Quindi in sostanza le condizioni perché il tribunale scomponga l'apertura della liquidazione sono l'effettivo stato di insolvenza in capo al debitore, se la domanda del creditore, è stato di crisi, se la domanda il debitore, perché io posso anche decidere di accedere se ho un debito, se ho un'esposizione debitoria minore, perché magari voglio poter accedere all'esdebitazione di quegli articoli 278-281, quindi l'effettivo stato di insolvenza, un attivo da liquidare, e abbiamo visto un ammontare dei debiti scaduti superiore a 50.000 euro. Io sono molto preoccupata dalla portata di questa norma, scusami Antonio se mi permetto di sottolinearlo, perché immagino, allora innanzitutto nella fase istruttoria, anche qui la legge non lo dice, ma io immagino che mutuandolo dal fallimento, dalla liquidazione giudiziale, l'istruttoria potrà anche prevedere che su richiesta del creditore si acquisiscano per esempio le certificazioni dell'Agenzia delle Entrate o degli istituti previdenziali, così che un creditore che ha un debito, un credito non di rilevante entità, sommato agli altri debiti che ha l'indebitato, appunto, riesca a farne dichiarare il fallimento improprio, perché di questo di fatto stiamo parlando. Anche perché il creditore, prevede la norma, può presentare la richiesta di liquidazione controllata in capo appunto al consumatore, al professionista, all'imprenditore minore, anche nel caso in cui questo sia già sottoposto ad altre procedure esecutive. Questo potrebbe avere una portata quasi ricattatoria, a mio modesto avviso, nei confronti del debitore, sia esso un professionista, sia esso un consumatore, perché ipotizziamo, e poi andrò velocemente nelle altre fasi, ma mi interessa questa portata. Perché immaginiamo che un professionista, un consumatore, abbia un immobile di proprietà e questo sia ipotecato, quindi il fondiario sappiamo che è garantito e verrà soddisfatto dal ricavato della vendita, ma gli altri, un fornitore, un condominio, a quel punto non ha, e noi lo sappiamo bene nella pratica, grosse prospettive di essere effettivamente soddisfatto. Potrà succedere che presenti a quel punto, consentendoglielo la norma, una domanda di liquidazione controllata, facendo sì che il debitore, per non essere espropriato completamente del proprio patrimonio, di questo si parla, lo favorisca pur di chiudere la
tendenza al ricorso nei propri confronti elevato al tribunale. Questo è il mio modesto, diciamo, la mia preoccupazione. Ora però devo andare velocemente avanti nella mia esposizione. Non sono compresi nella liquidazione i crediti pignorabili, i crediti aventi carattere alimentare, gli stipendi, i frutti derivanti dall'usufrutto legale, le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge, il deposito della domanda e sospende il corso degli interessi convenzionali e legali, e questo lo sappiamo. Abbiamo visto il 269, quindi il ricorso, la domanda può essere presentata personalmente dal debitore. Rispetto a quanto ho detto prima, il debitore sarà anche tenuto a provare, oltre che a munirsi della relazione dell'OCC, sarà anche tenuto a dimostrare, quando si tratta di imprenditore minore, che non solo di essere in stato di crisi e di insolvenza, ma anche che praticamente non abbia superato le soglie di fallimento, passatemi il termine, di fallibilità previste dall'articolo 2,1 lettera D, relative all'attivo patrimoniale, ricavi e debiti degli ultimi 3 anni precedenti alla presentazione della domanda. Veniamo quindi al 270, si apre quando ricorrono i presupposti di cui ho parlato in precedenza. L'articolo 270 prevede appunto che il tribunale proceda con l'apertura della procedura, e lo fa, a differenza della liquidazione del patrimonio, lo fa con sentenza. La liquidazione del patrimonio, quindi la legge 3 del 2012, prevedeva che si aprisse con decreto la liquidazione del patrimonio. Ovviamente, visto che si tratta di un procedimento molto più complesso, quello della liquidazione controllata, che nella maggioranza dei casi, se posta dal creditore, presupporrà un contraddittorio, il tribunale dovrà pronunciarsi con sentenza che prevede una motivazione, della quale poi potrà lamentarsi eventualmente il debitore una volta che sia stato sottoposto a questa procedura espropriativa concorsuale, chiaramente gravandola. L'articolo 270 prevede appunto, come ho detto prima, rispetto all'articolo 2 del codice della crisi, che la sentenza produca i suoi effetti anche nei confronti dei soci limitatamente responsabili delle società sotto soglia, quindi altri soci delle SNC, e quindi per questo sono un po' preoccupata della portata della norma qualora entrasse effettivamente a regime. Allora, con la sentenza, un po' come avveniva rispetto alla normativa precedente, il tribunale nomina il giudice delegato, nomina il liquidatore. In questo caso conferma, lo dice proprio la legge, il gestore dell'OCC che ha presentato la domanda, e se non lo fa deve motivare l'esclusione. Ordina al debitore entro 7 giorni il deposito dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori, ordina la consegna e il rilascio dei beni che fanno parte del patrimonio del debitore, e dichiara il titolo immediatamente esecutivo in favore del liquidatore, dispone l'inserimento della sentenza sul sito internet del tribunale o del Ministero della Giustizia quando si tratta appunto di consumatori, di soggetti, persone fisiche, viceversa e quando il debitore svolga un'attività di impresa, la pubblicazione sulla Camera di Commercio, tutto questo ovviamente a carico del liquidatore. Ordina, quando vi sono beni immobili o mobili registrati, la trascrizione presso gli uffici competenti. Questo, a differenza, questa lettera G del 270 toglie un po' di problemi rispetto alla liquidazione del patrimonio, perché nella liquidazione del patrimonio si prevedeva che il decreto assumesse la forma del pignoramento immobiliare, quindi si andasse a trascrivere la sentenza
poi sui singoli beni, mentre la lettera G supera questo, e Francesca Capezzuto, che mi ha preceduto, sa quanto questo ci abbia creato problemi in precedenza in caso di liquidazioni del patrimonio con beni immobili. La lettera G lo supera e, come nella liquidazione giudiziale, si trascriverà la sentenza con effetti poi sui singoli beni del debitore. Non ho detto un'altra, diciamo, che a differenza della liquidazione del patrimonio, nella sentenza stessa è previsto un termine di 60 giorni entro i quali i creditori devono presentare la domanda. L'avrei detto poi quando vado a occuparmi della fase dell'accertamento del passivo, perché anche qui ci sono norme come queste, disposizioni come queste, che vanno veramente a appesantire il lavoro del liquidatore rispetto a quello della procedura di liquidazione del patrimonio. E tanto più che, a differenza della liquidazione del patrimonio, quella della liquidazione controllata è una norma che, riguardando anche le imprese minori, rischia di essere tutt'altro che una procedura semplificata e più semplice, più agevole e più snella rispetto alla liquidazione giudiziale. Voi, Maria, il consigliere Maria Annino e il consigliere il professor Cagliafa sanno benissimo, mi sono occupata di una liquidazione del patrimonio con 411 domande di ammissione e cosa che potrà avvenire anche adesso con la liquidazione controllata, per trattandosi, subendola, imprese minori, e quindi il fatto che sia il tribunale a dare un termine di 60 giorni di prevedere con sentenza un termine di 60 giorni entro i quali deve presentare i creditori devono presentare la domanda prorogabile solo di 30 giorni e onorando il liquidatore della notificazione, neanche comunicazione, entro 30 giorni di questo provvedimento, per fare in modo appunto che i creditori poi possano presentare la domanda, mi preoccupano un poco, perché impone una serie di step al liquidatore che rischiano di essere molto difficili nella pratica, che abbiano applicazione pratica veramente complessa. E cosa avviene? E poi lo vedremo. Sorvolerò, vado velocissima a esaminare poi la fase dell'accertamento del passivo. Sempre con la sentenza di apertura della liquidazione si prevede che, se un contratto, come la liquidazione giudiziale, se un contratto è ancora ineseguito o non completamente eseguito, sua efficacia rimanga sospesa finché il debitore, il liquidatore, sentito il debitore, non più il giudice come era, sentito il debitore, dichiara di subentrare nel contratto. L'altra parte, perdurando uno stato di quiescenza, può mettere in mora però il liquidatore e dargli un termine di 60, entro 60 giorni per che esso debba decidere poi cosa fare del contratto. Cosa avviene per i contratti di lavoro? Qui ha chiarito bene il professor Cagliafa nel suo intervento ad Alba. A differenza della liquidazione giudiziale, dove soccorre l'articolo 189, che riporta esattamente cosa avviene in caso di liquidazione giudiziale, nella liquidazione controllata non c'è un rimando al contratto di lavoro. E appunto la lacuna è tanto più preoccupante perché, come abbiamo detto, questa procedura riguarderà in molti casi anche soggetti che esercitano attività di impresa. E il motivo, ma ce lo spiegherà magari il professor Cagliafa, se sia una dimenticanza, sia voluta dal fatto che poi non è ben chiaro perdurando nel corso di questa procedura cosa avviene di un'eventuale azienda sotto soglia, se l'azienda di fatto continui oppure venga cessata e si decida
quale sarà il suo esito una volta appunto che col 276 si pervenga alla chiusura della procedura. Del 271 ha già parlato e ha parlato anche l'avvocato diciamo Capezzuto che mi ha preceduto, quindi il debitore può chiedere in pendenza di una domanda proposta dal creditore l'accesso a una procedura ristrutturatoria di sovraindebitamento. Il 272 mi preoccupa veramente in maniera mi preoccupa la formulazione 272, mi preoccupa molto perché appunto aumentano in maniera esponenziale i compiti e le responsabilità del liquidatore perché il liquidatore dovrà, una volta aperta la procedura di liquidazione controllata, dovrà non solo diciamo, acquisire il patrimonio del debitore e amministrarlo, ma dovrà immediatamente controllare l'elenco dei debitori che si presuppone che l'elenco dei creditori che si presuppone che il debitore abbia depositato nei termini imposti dal 270. Cristina, Sì, devi devo concludere chiudere, perché. lo so. Dovrà aggiornare l'elenco dei creditori, dovrà, appunto, l'abbiamo visto, redigere l'inventario dei beni entro 90 giorni, nello stesso termine dei 90 giorni anche, diciamo, formulare quel programma di liquidazione, quindi quali saranno gli step in cui dovrà anche indicare quale secondo lui sarà la ragionevole durata della procedura, che a differenza della procedura di liquidazione del patrimonio non dovrà più durare 4 anni come imponeva la precedente normativa, ma seguirà quelli che sono i tempi di liquidazione del patrimonio a seconda della sua consistenza, ovviamente. E le fasi poi saranno quelle dell'accertamento del passivo con una formulazione completamente diversa da quella che è la procedura di liquidazione giudiziale, ma mutuata dall'articolo 14 octies della legge 3 del 2012, quindi con un provvedimento del giudice di ammissione che sarà solo successivo ed eventuale quando ci siano contestazioni non superabili tra liquidatore e debitore e creditore. Viceversa, qualora non ci siano, è il liquidatore che con un meccanismo di comunicazione, notificazione, forma lo stato passivo, lo deposita in cancelleria. Vi sarà appunto questo programma di liquidazione, ci sono oneri a carico del liquidatore ulteriori rispetto alla precedente normativa, come quello di relazione semestrale, che poi sarà anche necessario qualora il debitore voglia accedere alla esdebitazione. Ci saranno tutte le varie fasi che sono quelle del rendiconto e della distribuzione delle somme ricavate, quindi anche qui con un meccanismo di fatto interno finché non avvenga interno tra liquidatori e creditori finché non sorgano contestazioni, solo in quel caso, come nella formazione del passivo, soccorrerà il giudice. Appunto, la procedura si chiuderà con decreto e si applica l'articolo 233 sulla liquidazione giudiziale per la parte in cui a sé compatibile. Chiaramente è una procedura talmente complicata, io mi scuso che poi ci sarebbe bisogno di trattarla con molto più tempo. Mi scuso con tutti quindi presenti e vi ringrazio.
Allora, l'interpretazione del titolo dell'incontro di oggi era novità e questioni controverse, quindi non c'era la necessità di fare una ricostruzione di tutto l'istituto, ma di soffermarsi sulle novità. Questo lo dico perché Brunella Cagliazza si deve soffermare proprio su quegli aspetti che sono i più preoccupanti, dove non si capisce bene cosa debba fare l'organismo, cosa debba fare in realtà il gestore. E soprattutto perché sono differenziati nelle diverse procedure. Anche perché devo, scusami Maria, perché dobbiamo concludere necessariamente alle 14 perché mi hanno avvisato che c'è un altro convegno a seguire, quindi loro a un certo punto ci staccano la spina. A questo proposito, io preferisco che parli Brunella fino all'ultimo secondo, perché è anche difficile concludere, ci vorrebbe un altro quarto d'ora. Quindi io saluto tutti sin da adesso, rimango qui a sentire Brunella. Tutti voi, grazie mille, e tutti i colleghi collegati. Mi taccio. Brunella, finisci alle 14 finché non sta, non ci Va bene, allora prendo la parola. Grazie, grazie anche per avermi riservato questa mezz'ora. È scarsa, però. Ce n'hai 20 dei minuti, cioè 20 minuti, non mezz'ora. 20 minuti. Allora salto tutto il premesso, salto tutto quello che avrei voluto dire sulla procedura familiare e sulle cose nuove, che sempre comunque sono novità. Mi limito soltanto, diciamo, saltiamo la parte relativa alla definizione dell'OCC che viene richiamata dall'articolo 2 lettera T, diciamo soltanto che c'è un doppio binario perché verrà applicata questa normativa nuova dal 17 luglio in poi per le domande che verranno presentate dopo il 17, presentate dal 17 luglio in poi. Allora, siccome noi abbiamo già, cioè le precedenti relatrici hanno esaminato la problematica, e che però è vista soprattutto dalla parte del debitore. Allora, è importante che si capisca qual è il ruolo e il compito dell'OCC, invece, che diciamo si trova dall'altra parte. Quindi, dopo aver accertato e conosciuto come viene presentata una domanda, chi bisogna presentarla, però voglio diciamo andare veloce sui ruoli e i compiti dell'OCC che sono diversi a seconda delle procedure incardinate. Nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, cercando anche di vedere quali sono le novità. Per queste, diciamo, l'accesso alla procedura, i requisiti di ammissibilità e di accesso alla procedura sono rimasti invariati rispetto al piano del consumatore. Le prime novità riguardano però le modalità per l'individuazione dell'organismo territorialmente competente per la presentazione della domanda, che sono disciplinate all'articolo 68,1. La domanda deve essere presentata al Tribunale tramite un OCC costituito nel circondario del Tribunale competente. Qual è quello competente? Quello in cui il debitore è il centro dei propri interessi principali, il cosiddetto CONI, che dunque non è più il luogo di residenza e non necessariamente coincide con questo. Qualora nel circondario del tribunale non vi sia un OCC, i compiti e le funzioni dello stesso potranno essere svolti da un professionista o da una società di professionisti nominati dal presidente del tribunale competente oppure da un giudice, da lui delegato. Quanto invece alle modalità di presentazione della domanda, deve avvenire comunque tramite un OCC, mentre l'assistenza del difensore non è più necessaria, lo dice l'articolo 68,1. Questa norma è unicamente tesa a operare una scelta di facoltatività dell'assistenza tecnica ex articolo 82 CPC al momento del deposito della domanda, che è ammissibile anche se porta solo la firma del debitore. Non è invece volta a sostituire l'OCC il consulente e il debitore, perché l'OCC ha il compito di depositare la domanda, ma non già di predisporla, perché indubbiamente il debitore è difficile che possa elaborarle in autonomia senza l'ausilio di un consulente che lo orienti sulla ricerca dei dati, nella loro esposizione, con una narrativa coerente che mette in luce le varie cause, le varie criticità eventuali. E quindi è comunque necessario che vi sia. D'altra parte, affidare all'OCC il doppio compito, da un lato di predisporre la domanda e dall'altro di elaborare la relazione,
sulla diligenza del debitore lo potrebbe esporre comunque ad un conflitto, no? E quindi è normale che ci debba essere una persona accanto al debitore. Perché? Perché l'OCC deve mantenere posizione di equilibrio indispensabile per conservare autorevolezza e affidabilità nell'attività che è poi quella di informare anche il giudice. Quindi lo dico qui perché così non lo ripeto, ha una triplice funzione, perché attraverso il gestore, che poi in realtà è la longa manus dell'OCC, perché tutto quello che è OCC lo fa poi il gestore, in realtà svolge questa triplice funzione, perché lui fa attività di consulenza legale e finanziaria per il debitore, è un ausiliario del giudice e assume una funzione di garanzia per i terzi e soprattutto i creditori in particolare. Vediamo qual è la fase istruttoria. Diciamo, rispetto a questa procedura assume alcune variazioni. Nel piano ex articolo 3, la legge 3 2012, la verifica dell'ammissibilità era svolta direttamente all'udienza fissata per risolvere le eventuali contestazioni sollevate dai creditori, e in quella circostanza un impedimento ostativo all'ammissione era costituita dall'inidoneità ad assicurare il pagamento dei creditori impignorabili. Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore questo limite non esiste più. Il giudice sottopone subito la domanda al vaglio dell'ammissibilità, quindi disponendo in caso positivo le pubblicità, che invece con la legge precedente erano rinviate all'omologa. E lo fa attraverso una apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia, oltre a comunicare ai creditori ai quali deve indicare ovviamente la pecca della procedura. Questa circostanza è utile perché dal momento della pubblicità si separano i creditori successivi e quelli anteriori, rispetto ai quali ultimi sono privi effetti i pagamenti e gli atti dispositivi, secondo l'articolo 71,3. La procedura si svolge nel rispetto del contraddittorio, declinato però in modo diverso. Innanzitutto il creditore deve comunicare all'OCC un indirizzo PEC, in mancanza del quale non riceverà le successive comunicazioni, che verranno poi effettuate solo in cancelleria. Ai creditori viene assegnato un termine di 20 giorni dalle comunicazioni, entro il quale devono svolgere eventuali osservazioni, indirizzandole via PEC all'OCC. Il mancato rispetto di questo nuovo formalismo rischia però di minare il procedimento, ma in questo caso è da dire che i termini non sono essenziali, a meno che il giudice non li precisi, e quindi si farà attenzione, diciamo, evidentemente di farglieli. Di suggerire di individuare i termini precisi. Ricevute le osservazioni, l'OCC nei 10 giorni successivi, sentito il debitore, riferisce al giudice proponendo eventuali modifiche al piano. Dunque, le osservazioni giungono al giudice filtrate dall'OCC, senza che di esse ci sia una discussione vera e propria in udienza. Cosa fa il giudice? In caso di contestazione, omologa con sentenza qualora ritenga la domanda comunque ammissibile e piano fattibile, idonea e comunque idonea a soddisfare il credito dell'opponente, misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. E questo significa che la funzione dell'osservazione del creditore è quella di stimolare il cosiddetto giudizio di resistenza sulla proposta, oltre che sollevare eccezioni sull'ammissibilità giuridica. Modifiche sostanziali sono state introdotte laddove i creditori non possono sollevare osservazioni al piano. Mentre nella legge precedente del 3 2012 i creditori colpevoli di aver determinato o aggravato l'indebitamento del consumatore violato i principi di cui è l'articolo 124 del TUB, erano quelli che riguardano proprio la verifica del merito creditizio, venivano esclusi dalle opposizioni o dai reclami ad oggetto delle cause di inammissibilità. L'articolo 69 del codice della crisi li esclude dalla contestazione di convenienza. Un'altra modifica riguarda quella attinente alle misure protettive. Mentre nella legge precedente non richiedevano un'espressa istanza del debitore, già l'ha detto chi mi ha preceduto, ed erano limitate al provvedimento di sospensione delle esecuzioni in corso. L'articolo 70,4 stabilisce che il giudice, su istanza espressa del debitore, da formulare con la domanda introduttiva, può disporre fino alla conclusione del procedimento
il divieto delle azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore, nonché altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non autorizzati. Si richiama a questo proposito l'assenza dell'ordine di trascrizione nei registri immobiliari. Quindi, diciamo, è una cosa che poi andrà risolta. Il provvedimento protettivo, eventualmente concesso, può comunque essere revocato nel caso che vengano compiuti atti di frode rilevati d'ufficio. E questo d'ufficio vuol dire per il tramite dell'OCC, oppure denunciati dai creditori. La forma della promessa, perché avviene con sentenza e non più con decreto. E in caso di diniego, il giudice su istanza del debitore dichiara aperta la liquidazione controllata. Una disposizione analoga era assente precedentemente, perché con la legge 3 del 2012 veniva permessa la stessa soluzione, quindi di optare per la liquidazione controllata, solo attraverso un'espressa e subordinata domanda nel ricorso volto a tenere la liquidazione, in difetto della quale la procedura si chiudeva col semplice rigetto. Altro elemento nuovo, la presenza del PM in caso di frode, che può chiedere la liquidazione anche se concretamente non è dato sapere da chi possa essere informato. L'esecuzione presenta anch'essa molte novità. Consente che sia il debitore assegnatario del compito di dare esecuzione alla sentenza di usura. Però cosa fa l'OCC attraverso il gestore? Deve sempre prestare vigilanza e controllo e redigere una relazione per riferire ogni 6 mesi al giudice. E qui io mi domando se il gestore, diciamo, continua per tutto il periodo diciamo di adempimento del piano e debba essere comunque sempre obbligato a relazionare ogni 6 mesi al giudice. La legge precedente, all'articolo 13, invece prevedeva la nomina di un soggetto ad hoc. Qui attenzione che rimane obbligato il gestore. L'articolo 71 poi prescrive, una volta conclusa l'esecuzione, quindi solo dopo aver completato l'adempimento, l'OCC presenta una relazione finale per dimostrare che il piano è stato eseguito integralmente e correttamente, che dunque diventa anche una circostanza condizionante per la liquidazione del compenso. E riempie quella lacuna invece precedente che diciamo consente al debitore di ottenere un provvedimento di certificazione dell'adempimento del piano, da cui dipende proprio il riconoscimento dell'esdebitazione verso i creditori concorsali. Se invece il giudice non riconosce l'esatto adempimento, può invitare il debitore a dargli esecuzione entro un determinato termine, decorso il quale, se l'invito non viene osservato, procede con la revoca della nulla, Scegliendo quindi ogni dubbio, ogni incertezza sulla mancata esdebitazione. Adesso diciamo vorrei velocemente passare al concordato minore, perché sono, ecco, forse il termine decadenziale, ecco, forse l'istituto della revoca dell'omologazione, magari ne parliamo un'altra volta, perché è troppo lunga la relazione. Per il concordato minore si è parlato, si è detto quali sono i presupposti di ammissibilità e il contenuto della proposta. La domanda di concordato oggi sostituisce l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento e invariate sono le condizioni di ammissibilità. Quindi sono per l'assenza di requisiti dimensionali che ne consentono il fallimento, l'assenza di altre esdebitazioni ai 5 anni, ma queste cose sono già state dette. La proposta, abbiamo detto, può avvenire in continuità, ovvero liquidatoria, e la procedura non può più essere approcciata dal consumatore, ma unicamente dal professionista, dall'imprenditore minore e agricolo e dalle start-up innovative. Dunque il contenuto rimane libero, i tempi sono, la domanda diciamo deve essere comunque corredata di una serie di documenti e ne ha parlato sempre la collega precedente, quindi salterei. La domanda deve essere formulata, abbiamo detto, tramite l'OCC, quindi rimane
la ferma la competenza del tribunale, dove il debitore è al centro dei propri interessi, come abbiamo detto, che non coincide sempre con la sede legale dell'impresa o la residenza del debitore. E alla domanda formulata tramite l'OCC deve essere allegata la relazione particolareggiata sempre dell'OCC, le cui valutazioni però sono rimaste invariate. L'unica barriera d'ingresso, che è quella dell'articolo 77, è rimasta la presenza di atti diretti a frodare le ragioni dei creditori e oltre alla completezza di tutti i documenti richiesti. Quindi gli effetti prodotti dalla domanda sono la sospensione, sugli effetti del concorso, del corso degli interessi convenzionali e legali, fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio. Se la domanda è ammissibile, il giudice dichiarerà aperta la procedura con decreto non soggetto a reclamo e dispone la pubblicità, come abbiamo visto precedentemente, le comunicazioni di rito a tutti i creditori che dovranno essere fatte a cura dell'OCC. Quindi l'organismo si deve occupare anche di questo. La fase di istruttoria è più snella, ma ne hanno parlato. Alla richiesta delle misure protettive è abbinata la nomina di un commissario giudiziale che svolge le funzioni dell'OCC. Gli effetti automatici derivanti dall'ammissione sono l'inefficacia degli atti di straordinaria, compiuti senza l'autorizzazione del giudice, mentre non è stata riproposta la sospensione delle prescrizioni e delle decadenze previste nell'articolo 10 del comma 4 della legge 3/2012. Le maggioranze sono nuove per l'approvazione della proposta, perché è sufficiente il 50% degli aventi diritto, quindi non più il 60%. Se un solo creditore detiene però la maggioranza, questa deve essere ricavata anche per teste. Infine, caso di classi, la maggioranza deve essere raggiunta nella maggioranza delle classi. Il diritto di voto è negato a chi è portatore in conflitto di interessi, compresi i cessionari aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno e da chi per privilegio proposta viene pagato integralmente. Un cambiamento potenzialmente interessante è quello espresso articolo 79,5 della possibilità di inserire nel piano limitazione dei diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati e fiduciari non presenti nell'articolo 11,3 della precedente. Totalmente mutata ancora è la fase dell'omologazione del concordato, che ora sarà dichiarato con sentenza, con cui il giudice dichiara altresì chiusa la procedura. Il giudice omologa, verificata l'ammissibilità giuridica, l'ammissibilità del piano, il raggiungimento delle maggioranze e mancanza di contestazione. Quando uno dei creditori contesta la convenienza, l'omologo interviene lo stesso e il credito è soddisfatto, se il credito sarà soddisfatto dall'esecuzione del piano, in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. Infine il giudice omologa anche in caso di adesione negata dall'amministrazione finanziaria degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria. Attenzione, quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza, se la proposta di soddisfacimento degli stessi è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, quindi il cosiddetto crandown. Se è inasprita o la reazione verso i creditori che hanno concesso finanza senza considerare il merito creditizio del debitore, ai quali la legge ora, all'articolo 80, inibisce di sollevare opposizione omologa per ragioni di convenienza. Che succede in caso di diniego all'omologo? Il giudice provvede un decreto motivato reclamabile, dichiarando inefficace le misure protettive accordate, su istanza del debitore, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata. In caso di frode, l'istanza accessa alla procedura di liquidazione controllata potrà essere proposta anche da un creditore o dal PM. E dunque, in questo caso, l'esecuzione del piano omologato è assegnata direttamente al debitore sotto la vigilanza dell'OCC, che risolve quindi eventuali difficoltà e le sottopone al giudice, collabora con il debitore alle eventuali vendite tramite procedure competitive. E anche qui l'OCC in relazione al giudice ogni 6 mesi. Scusa, vorrei che tu ti soffermassi su un aspetto, perché questo è importante. Quando tu hai fatto riferimento a quello che fa l'OCC attraverso, diciamo, la posizione diversa del debitore nel piano del consumatore, invece nell'ambito della liquidazione controllata, qui si parla proprio con l'assistenza dell'OCC.
Sì, è proprio un'assistenza, è proprio diciamo. Mentre, no, perché prima hai fatto riferimento, in realtà è un'assistenza, però si viene a trovare in una situazione di possibile conflitto di interessi al piano consumatore perché deve fare anche una reazione. C'è una giustificazione secondo te il fatto che invece qui faccia proprio riferimento e lo dica proprio con l'assistenza, perché lì dice la domanda va presentata dall'OCC, no? E quindi invece qui proprio è con l'assistenza. Tu dici se c'è un motivo per Sì, cui ha usato questa espressione diversa, cioè gli è scappata o c'è un significato? Perché potrebbe averlo nella liquidazione diciamo controllata, perché presenta una domanda nell'ambito della quale è come se fosse il debitore che si fa assistere da un professionista. Qui in realtà la posizione di conflitto non esiste più. Con il possibile conflitto con l'OCC, perché poi l'OCC viene nominato a svolgere il ruolo che compete nell'ambito e quindi diciamo tutte le prerogative, tutte le tutele sono assicurate dalla procedura. Quindi in questo caso, secondo me, ha usato un'espressione diversa e forse è l'unica ipotesi nell'ambito della quale si può giustificare l'assistenza dell'OCC. Che succede? Sicuramente c'è una giustificazione, ma è normale perché diciamo che sono delle procedure diverse, ma laddove il debitore non è, diciamo, deve avere un supporto, deve avere necessariamente l'OCC alle spalle, perché da solo non riuscirebbe. Poi anche una forma di tutela e di garanzia per i terzi. Cioè io credo che a questo tu ti riferisca quando parli della diversa funzione. Perché in realtà l'OCC c'è sempre, solo che attraverso il gestore, diciamo, è quasi, si sostituisce quasi al. Oh, nella presentazione da parte del piano del consumatore dice tramite l'OCC, quindi l'OCC diventa un tramite dalla presentazione della domanda, quindi che significa che non deve svolgere una fase di assistenza, perché sennò questa confliggerebbe con gli Certo. altri compiti. Invece nella liquidazione controllata è corretto, secondo me, l'utilizzo dell'espressione con l'assistenza dell'OCC, perché in quel caso l'OCC non si viene a trovare in conflitto con delle prerogative che gli nascono dalla procedura, capito? Questo Perché il volevo. consulente è presente, certo. E forse è il motivo per cui poi il 270 prevede che venga confermato l'OCC che ha Certo, che è messo stato il il testo. E definito. addirittura il giudice, se non lo conferma, lo de deve motivare in sentenza il perché ci sia il grave motivo per cui non l'ha confermato. Sì, Quindi. oppure nei casi in cui lo revoca ci deve essere un grave motivo, anche di inadempimento. Ma il fatto è che il gestore rimane comunque a controllare, eseguire vigilanza e controllo per tutto il periodo di adempimento. Questo è, diciamo, è cambiato, cioè che è la stessa figura che permane per tutto il periodo. Sì, certo. Io avrei Vedi anche che la spiegazione nel concordato minore si parla di presentazione della domanda e attività dell'OCC, cioè il legislatore, non sappiamo poi con quanta consapevolezza, ha usato delle espressioni diverse che secondo me dobbiamo necessariamente incorniciarle nella diversa tipologia della procedura. Questo per la serenità dei nostri gestori, per evitare che i gestori siano preoccupati dall'aver utilizzato delle espressioni che li possono esporre a trovarsi in difficoltà, hai capito? Questo che volevo sottolineare. Sì, perché adesso secondo me è un incarico di grandissima responsabilità, grandissima responsabilità, non solo quella dell'OCC, io parlo proprio della responsabilità del gestore. Certo. È enorme, enorme, È bisogna enorme. veramente essere molto molto attenti.
Allora, io mi dispiace, ma no, se, sì, mancavano le altre è che proposte, ma direi purtroppo, che piuttosto che ci staccano la spina e com'è. così alla spina scompariamo tutti dall'immagine, io vi ringrazio tutti quanti, ringrazio i colleghi che ci hanno ascoltato. Non abbiate preoccupazioni perché come more solido, se avete dei problemi, noi dell'OCC siamo sempre a disposizione, sia il nostro referente, sia Maria, sia io, e sia anche, devo dire, ho detto, ho usato prima un'espressione che non è impropria, siamo una famiglia, nel senso, e sia coloro che fanno parte della commissione crisi, di cui oggi qui è rappresentata da Antonella Danico, ma sia da tutti coloro che fanno parte dell'OCC, noi siamo sempre disponibili con tutti quanti i colleghi, soprattutto coloro che hanno all'inizio hanno delle grosse difficoltà, e sono grosse difficoltà che nascono dalla legislazione. Quindi non vi sentite, come dire, abbandonati. Se avete dei problemi, oggi abbiamo avuto un esempio di colleghe che all'inizio erano anche loro smarrite, oggi invece costituiscono un po' il fiore all'occhiello di questa composizione. Ce ne sono anche altre. Daremo poi anche la possibilità ad altri, ovviamente, di essere diciamo, relatori in questi incontri. Io vi ringrazio moltissimo, ringrazio Maria e speriamo di poterne fare altri al più presto possibile. La Grazie, regia, grazie. sono stato bravo regia a mantenermi nei tempi? No, se ne sono proprio andati. Mi sa che ce la cantiamo e ce la suoniamo, quindi vabbè. Ciao.